Sanremo 2024. Davvero l'ultimo per Amadeus? Scenari e rivelazioni in Rai. Amadeus. Ultimo giro a Sanremo? Quello che sappiamo fino adesso. Manca ancora tanto al prossimo Festival di Sanremo. Quello che quasi certamente sarà l'ultimo per Amadeus dopo 4 edizioni di gran successo. Ma intanto i lavori dietro le quinte sono già scattati, con il conduttore e direttore artistico già particolarmente operativo, in special modo per quanto riguarda la gara dei giovani, che come da tradizione si giocheranno l'accesso al Teatro Ariston già il prossimo dicembre. Giancarlo De Andreis, intervenuto sulle colonne dell'ultimo numero del settimanale di Più TV, ha riavvolto il nastro, soffermandosi sulla nuova edizione del festival. Quello che sappiamo fino a questo momento è che Amadeus ha già confermato che sarà la sua ultima volta alla kermesse, tenendo comunque la porta aperta per i prossimi anni. Il giornalista ha confermato che il presentatore di Soliti Ignoti si è già tuffato nella preparazione. Amadeus è già al lavoro, alle prese con il regolamento di Sanremo Giovani. Ha annunciato però che il prossimo sarà il suo ultimo Festival di Sanremo, ha ricordato la penna del giornale. De Andreis rivela. Amadeus ha tenuto aperta la porta. Nel corso di una recente intervista concessa al settimanale FQ Magazine, Amadeus ha ricordato che il Festival di Sanremo in onda il prossimo febbraio sarà il suo ultimo, con un cerchio che si chiuderà dopo un quinquennio di gran successo. Perché se le prime 4 edizioni condotte dal presentatore si sono rivelate una meglio dell'altra, risulta particolarmente difficile immaginare un insuccesso per il capitolo finale, visto che lo stesso direttore artistico starebbe preparando una bella serie di sorprese per i milioni di seguaci del festival. Giancarlo De Andreis, intervenuto sulle colonne di Di Più TV, ha delineato lo scenario. Amadeus ha confermato che questo sarà il suo ultimo festival, tenendo aperta la porta per il futuro. Un po' come accaduto a Pippo Baudo, per farla breve. Tradotto: se necessario, io ci sono. La cantante sarà al fianco del conduttore? E dunque è già tempo di Toto Nomi per il prossimo Festival di Sanremo. E, ancora ovviamente presto per azzardare qualche nome, anche se dopo le sorprese degli ultimi anni appare scontato che Amadeus abbia riservato i migliori assi da calare sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Dopo aver visto tornare in gara dei mostri sacri del calibro di Elisa, Marco Mengoni, Gianni Morandi e Giorgia, il conduttore si appresta a sorprendere ancora una volta tutti con nomi clamorosi. Intanto continuano a crescere le quotazioni di Annalisa come co-conduttrice.